Esistono auto che hanno una scadenza temporale più lunga o più corta a seconda dei casi e successi ottenuti. E poi esistono auto senza tempo che nel progredire delle generazioni diventano dei cult. Possono essere supercar o utilitarie, non c'è distinzione perché il successo è democratico, non ha ceti. Quel che conta è lasciar qualcosa di indelebile nella propria storia, come la Porsche 911 Targa, ovvero la variante con tetto apribile e lunotto fisso in cristallo della sportiva teutonica. Il nuovo modello si riallaccia stilisticamente alla prima generazione, si ritorna al passato abbandonando la soluzione che prevedeva l'uso di un tetto in cristallo scorrevole. Al suo posto, i designer Porsche hanno preferito ritornare alla soluzione originale, ovviamente rivisitata in chiave moderna. La nuova targa ripropone il roll bar in metallo che divide il tetto apribile dal lunotto in cristallo, ma con la novità dell'apertura totalmente automatica. Il lunotto e la zona posteriore circostante si sollevano verso l'alto per permettere al tetto di ripiegarsi a ridosso dei sedili in soli 20 secondi. Il risultato è perfetto, interpreta lo stile della 911 Targa degli anni 60, abbinato ai sistemi tecnologici più moderni. Sul fronte tecnico è disponibile esclusivamente nella versione a trazione integrale nelle varianti 911 Targa 4 e Targa 4S. Quest'ultima versione con cambio automatico a doppia frizione PDK accelera da 0 a 100 km/h in 4 secondi e 6 e tocca i 294 km/h di velocità massima. Ma ora basta parlare, la pista di Vallelunga è libera e ci aspetta. Al volante ecco una tipica faccia di chi sta per realizzare un piccolo sogno o, se volete, sta per vivere una strafiga giornata di puro divertimento. Perché dentro all'abitacolo è proprio questo quello che si prova, sensazioni da urlo in formato magnum. Entra ed esce dalle curve come una lama taglia il burro e per metterla in difficoltà bisogna davvero esagerare, roba seria, da piloti esperti. Alla padronanza di una leonessa in caccia, entra in curva piatta come un kart, non si corica mai ed è incredibilmente reattiva. Se Porsche cala l'asso del mito 911 Targa, Audi risponde con una vera brucia semaforo in formato ridotto come la S1 Sportback. Una piccola peste che fagocita curve e tornanti in rapida successione, agile e rapidissima come una zanzara ma del genere tigre, che pungono, scappano e non le prendi mai. Insomma, piccola, muscolosa e tanto ma tanto cattiva.
Un pitbull in miniatura che ricalca una ricetta semplice, compatta, leggera e con tanti cavalli sotto al cofano, ben 231 per l'esattezza, che la catapultano tra le curve del circuito ACI di Vallelunga come una fionda. Scatta da 0 a 100 km orari in 5 secondi e 8 e tocca la velocità massima di 250 km orari, ma quel che più conta è che ti attacca al sedile e ti dà sensazioni difficili da scordare. Prestazioni da primato grazie al motore 2000 TFSI 4 cilindri dotato di turbocompressore unito alla trazione integrale permanente 4. È rigida come un kart e con il sistema di regolazione della dinamica di marcia Audi Drive Select si modifica a piacimento la modalità di guida più congeniale. All'esterno si riconosce per i fari Xenoplus e i gruppi ottici posteriori a LED con grafica orizzontale. Dettagli racing anche su paraurti e sottoporta e immancabile grande spoiler come appendice al tetto. Gli interni si rifanno alle versioni sportive S con i pedali in acciaio inossidabile spazzolato, sedili sportivi e fondo della strumentazione grigio. Con queste credenziali e questo sound è davvero difficile andarci piano e in pista il divertimento è assicurato. Bellissima, veloce, dalle linee affascinanti e ovviamente rossa. Per chi non l'avesse capito, stiamo parlando della Ferrari 488 GTB, nuova supercar del cavallino, appena svelata al Salone di Ginevra. Già dal nome la prima vettura della presidenza Marchionne è in controtendenza rispetto al passato, niente più denominazioni troppo autocelebrative, ma un ritorno ad una delle sigle storiche che ha rappresentato il biglietto da visita delle berlinette di Maranello, a partire dalla mitica 308 GTB presentata proprio 40 anni fa. Descritta come il frutto delle esperienze acquisite in Formula 1, ha un design elaborato dal centro stile Ferrari, che richiama alcuni dettagli della 308 GTB ed evolve le forme della 458 Italia. Le linee della nuova sportiva del cavallino però non sono solo belle. La 488 GTB ha infatti il 50% in più del carico aerodinamico rispetto alla 458 Italia, con un dato record per l'efficienza, almeno per una Ferrari di serie, pari a 1,67. A livello elettronico la nuova rossa è invece equipaggiata con il cambio a doppia frizione a 7 marce, il controllo elettronico evoluto dell'angolo di assetto e il controllo di trazione. E le prestazioni? Beh, ovviamente sono mozzafiato. Il motore V8 3.9 turbo da 670 cavalli può infatti spingere questo gioiello fino alla velocità massima di oltre 330 km orari, con uno sprint da 0 a 100 completato in 3 secondi netti e quello da 0 a 200 in soli 8 secondi e 3. Insomma, il cavallino rampante non si è smentito nemmeno questa volta, confermandosi al top e in grado di produrre supercar da far girare la testa agli appassionati di motori. Un uovo oggi o una gallina domani? Oppure una coupé a quattro porte o una coupé station wagon? Di fronte ad auto del genere la scelta appare difficile, ma basta essere un po' pratici per capire che in tempi di crisi forse è meglio essere più pratici che sportivi. Quindi ben vengano le finte coupé con i due comodi sportelli dietro o addirittura con la capienza di una station wagon.
In questo periodo la classica coupé sportiva soffre non poco la concorrenza delle varie Sportback coupé a quattro porte by Audi, ma anche delle nuovissime Shooting Brake by Mercedes, che ha inaugurato il segmento delle coupé station wagon. E con queste rivali il declino dei coupé classici appare evidente proprio nella fascia della clientela premium, quella per intenderci con alte capacità di spesa e che sente meno la crisi, quella che al piacere di guida antepone maggiormente l'apparenza e va dove porta il vento delle mode e delle tendenze. Insomma, dati alla mano, Mercedes CLA Shooting Brake batte il mercato sul piano della comodità, funzionalità ed originalità del prodotto, in attesa della concorrenza. Altro fattore a favore Mercedes è l'ampia scelta dei motori, che possono partire da cilindrate e potenze più basse fino a toccare l'eccellenza con le versioni AMG. Insomma, anche in questo, oggi è meglio scegliere dei motori fiscalmente ad hoc che strafare con prodotti fuori mercato. Le versioni sono quattro, partiamo dalla versione Executive, che è fatta per i clienti professionali, e anche per i clienti professionali abbiamo creato una versione business con tutti gli allestimenti che vogliono. Poi abbiamo la più amata dagli italiani, che è la versione sport, e la versione premium, quella firmata da AMG, che è il top di gamma. Altro dato importante è lo spazio a bordo, sufficiente per 4 persone e per i bagagli. Si va da un minimo di 495 litri sino ad un massimo di 1.354. Non aspettatevi una station wagon classica, sia per praticità di carico che versatilità d'uso, e nemmeno la guida sportiva, a meno che non scegliate i 360 cavalli dell'AMG. Avrete per le mani un'auto fuori dal comune, che mette d'accordo tutta la famiglia. Hanno in comune una Mercedes SLS ed una Smart di ultima generazione? A parte il fatto di avere entrambe quattro ruote, nulla, direte voi. E invece qualcosa c'è: il cambio, in entrambi i casi sviluppato e prodotto da Getrag, ovviamente con le dovute proporzioni. La motorizzazione da 70 cavalli e presto anche la Fortune 90 Turbo sono i primi modelli della nuova generazione Smart ad essere equipaggiati con il nuovo cambio a doppia frizione Twinamic, poco scontato nel segmento delle city car e perfetto per chi predilige il cambio automatico nel traffico urbano. Addio al vecchio, caro cambio automatico di Smart, affidabile ma molto lento. Oggi questo è un cambio molto sportivo. Tra un passaggio, tra una marcia all'altra, ci sono pochissimi centesimi di secondo. Si può dire che oggi la gamma Smart è davvero completa, forte di 3 motorizzazioni, 60 cavalli per i neopatentati, 70 la più venduta e 90 cavalli per i più esigenti, 2 cambi, manuale automatico, e 5 versioni, rispondenti alle diverse necessità, da quella più adatta ai giovani a quella più sofisticata e innovativa. Insomma, nel 1998 nasce una piccola scatoletta a quattro ruote di nome Smart, che nel 2015 si è trasformata in una bomboniera, sempre piccola, sempre 2,69 m, ma un impareggiabile gioiello da città. Per gli appassionati la prima Smart rimarrà sempre la migliore, e forse all'apparenza può sembrar vero, soprattutto per la qualità dei materiali usati, ma a guardare bene i progressi fatti dal punto di vista tecnologico e della sicurezza sono enormi. Serie speciale per i suoi primi 30 anni, così il marchio Lancia festeggia il compleanno di uno dei modelli più longevi nel panorama automobilistico. Y30 anniversario è caratterizzata da una nuova livrea blu oltremare, interni eleganti e un ricco equipaggiamento di serie. Ma la storia non è completa se non si parte dal 1985, anno in cui nasce la mitica auto Bianchi, firma Lancia che lascia il segno. Simbolo di raffinatezza e continuo successo commerciale, anche se definito nei
nei confini nazionali, Lancia Y ne ha fatta di strada. Alcuni modelli rimangono impressi nella memoria, come la serie speciale Y10 Missoni, che come le collezioni di moda coglie le tendenze in atto, o la cattiva Y10 Avenue Momo Design, o ancora la quarta generazione che nel 2011 cresce e si fa più trasversale, proposta per la prima volta con 5 porte. Ad oggi può vantare 4 generazioni e 2,7 milioni di unità vendute in Europa. Il segreto della longevità della Lancia Y risiede nel suo legame molto forte con l'universo femminile, che l'ha trasformata in un'icona di eleganza, tanto che per il terzo anno consecutivo si è confermata la vettura del suo segmento più amata dalle donne italiane. Icona di stile, oggetto di design, veicolo all'avanguardia, celebra i suoi primi 30 anni con questa serie speciale, forte di 5 motorizzazioni, benzina, diesel, GPL, metano e di un portellone nero in onore del primo modello lanciato nell'85.